Buonasera, buonasera a tutti, siete tanti e siamo tanti anche noi perché sono tanti anche lui, per così dire. Ne vedete uno, ma ce ne sono tanti. John Lansdale ha questa caratteristica, chi lo legge, chi lo ama lo sa, non è uno soltanto. E qualcuno pensa di ridurre questa cosa ai generi letterari, no? Dicendo che sì, John Lansdale è un autore di noir, ma è un autore anche di gialli, un autore di horror, ha inventato una saga fortunatissima e amatissima, quella di Happ and Leonard, e si è tradotta anche in una serie TV di grande successo in America, quindi è anche uno sceneggiatore ed è anche un autore di fumetti. Come se questi generi fossero dei pezzi di letteratura che quasi fanno a pugni tra loro, no? Come se non ci fosse una letteratura sola, che è la letteratura buona oppure la letteratura non buona. John Lansdale è tante cose insieme, ma è soprattutto buonissima letteratura. Qualcuno ha detto che di fronte ai suoi libri ci si sente come i gatti di fronte alla vasca dei pesci rossi, e non è possibile non tuffarsi sopra. È effettivamente quello che succede sempre con lui, e in particolare anche con il libro di cui parliamo questa sera, questo Bastardi in salsa rossa, che in realtà in inglese si intitola Rusty Puppy, e questo forse era anche meglio, mi piace di più, il cucciolo arrugginito. E nella storia si capisce perché, che cosa sono questi cuccioli arrugginiti, dove vanno a finire, in quali acque vengono scaraventati, non solo i cani, anche i corpi, anche le persone, a morire in un modo un po' tanto atroce, e poi arrugginire per l'appunto, a risalire a galla coperti di ruggine. Una grande scena, una grande immagine, di cui Lansdale è capace, perché è un autore di grandi atmosfere. E diciamo due cose sul libro. È il decimo, con questi due personaggi che tutti amiamo moltissimo, e questa volta hanno a che fare con una madre che chiede giustizia per un figlio morto, ed è una situazione che non accade mica soltanto nel Texas orientale. La cronaca è piena di madri che chiedono giustizia, anche in questi giorni, anche la madre del ragazzo che si è ucciso qui a Torino, in fondo chiede giustizia, chiede risposte, come è la prova in fondo che raccontiamo tante storie che diventano poi una soltanto. C'è molto odio razziale, proprio ieri nel Texas di Lansdale un'altra bomba ha ucciso una persona, ha ferito altre persone. Questo per dire che alla fine sembra sempre che la fiction ci porti verso altri mondi, ma invece no, invece ci porta sempre in questo mondo che abitiamo. Del resto Joe dice sempre: parla di quello che conosci, e questa è l'unica storia da raccontare. E partirei proprio da qui, chiedendo a Joe come la cronaca e la vita che ci circonda si incroci invece con la fantasia di un autore che sembra non avere mai limiti. Dove si nutre questa fantasia? Well, you know, when I sit down to write, I don't consciously think I'm going to do this or that, or I'm going to try to pull this to the fore. I just decide that I'm going to write the story. And as I'm writing it, you know, I'm absorbing what's going on, but a lot of the stuff I was writing about was going on long before the stuff that people are knowing about now, because now we have cell phones and so on. All the technology's changed. But when I sat down to write that, I wasn't trying to do necessarily current events. I was trying to do events that have continued from ever since I was young. Ma
Ma in realtà quando mi siedo per scrivere non è che mi metto lì e penso allora adesso voglio fare questo e voglio fare quell'altro e scrivere così e cosà, no, assolutamente no, penso soltanto a quella che è la storia e cerco appunto di metterla nero su bianco e vengo praticamente assorbito completamente da tutto ciò che c'è intorno a me che poi io riporto appunto nella mia storia. In realtà questo accadeva già anche accade da molto tempo, da molto prima di, come dire, del mondo moderno in cui con questi telefoni cellulari in realtà tutto è a portata di mano e alla fine come scrittore appunto è questo che mi ripropongo di fare proprio, di assorbire quello che c'è attorno a me e riportarlo poi nella mia scrittura. Quello che c'è attorno... Let me say a little bit more on that. I didn't want to overwhelm you with what's okay. Yeah. No, what I was going to say too, though, is that as I was writing this, there were events that were going on, like in Charlottesville, and that fit right in with it. And I remember when they were doing the TV series, they were doing Two Bear Mambo, and they said, this is dealing with the Ku Klux Klan, and we feel like that's kind of dated. And then the very next day, we had those events, and I said, no, it's not dated. Things are better, but there has always been this undercurrent, and racism is not just a U.S. thing, it's everywhere, but I write specifically about the racism I know and the racism I grew up with in the South, and the thing is that it does bother me more than, I guess, most anything else. There are certainly other things that do, but all of that said, Happ and Leonard have a way of looking at things with humor whenever possible. So that, to me, always gives it that balance between humor and adventure and tall tale and social and political issues. Because I feel like if I just sit down and try to write a big social and political book, that it just becomes a weight. So to me, it creeps in the same way it does in our everyday life, where I'm telling a story or I'm recounting something someone else told me, and then yet, oh, and we say, oh yeah, and that Trump, he's a son of a bitch, and so it all kind of flows together, and I try to do the same thing with the books. Allora esordito dicendo che esordito con una frase con frasi brevi per non crearmi problemi, ha finito come avete sentito e l'ho ringraziato. Allora, in realtà appunto questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando io scrivo vengo appunto influenzato da quello che succede e ad esempio in questo libro si parla anche di razzismo e quando io scrivevo era da poco che erano successe ad esempio gli eventi di Charlottesville e stavo scrivendo appunto non questo libro ma uno dei libri precedenti, appunto Il Mammo degli Orsi e c'erano appunto degli avvenimenti insomma che si riferivano anche a questo razzismo. Allora magari ti viene da chiedere ma è da lì che cioè quegli eventi lì li hai presi e li hai riportati nel libro oppure sono completamente avulsi dalla realtà circostante? Beh, diciamo che in realtà ahimè il razzismo c'era, il razzismo era lì, era visibile a tutti proprio alla luce di quello che era accaduto a Charlottesville, ma in realtà che posso dire? Posso dire che in America è così, in America c'è sempre stato il razzismo e non è una questione solo americana tra l'altro, però in realtà mi verrebbe anche da dire le cose non sono poi così tristi, così fosche come possono sembrare, però sicuramente c'è questo razzismo, un razzismo con cui io sono cresciuto ed è il razzismo che conosco, che fa parte del crescere negli Stati Uniti, in uno stato del sud degli Stati Uniti e devo dire qualcosa che non mi è mai andato molto giù, ecco. E, però cosa succede? Che nei miei libri ad affrontare queste situazioni chi c'è? Ci sono Happ e Leo appunto e loro hanno un modo di affrontare queste situazioni che richiede sempre molto umorismo, una approccio molto umoristico e questo cosa perché è importante? È importante perché mi permette di arrivare ad una sorta di equilibrio in cui riesco a mettere sulla bilancia da una parte quelli che sono gli elementi appunto umoristici, la storia che viene narrata, quindi una storia immaginaria ovviamente, e dall'altra invece ci sono, sì è vero, tutti questi elementi che riguardano la società, la politica e quindi la vita reale appunto di cui si accennava. Perché questo equilibrio? Perché secondo me è molto importante perché se io cominciassi a scrivere solo di politica e di società verrebbe fuori un gran mattone di libro e non sarebbe più così godibile secondo me. E invece alla fine quello che faccio è scrivere una storia in cui tutti questi elementi ci sono e lentamente si insinuano appunto nella trama, nella narrazione e per cui può anche capitare che a un certo punto nella narrazione venga fuori anche un riferimento
riferimento al presidente Trump, quel grandissimo figlio di, può capitare che venga fuori in uno dei miei libri. Qualcuno ha scritto che la letteratura di John Lansdale è solo in apparenza una letteratura, diciamo, divertente. In realtà è una letteratura pesante, bella spessa, bella profonda, ma tenuta in aria dall'elio, da un gas leggero che la fa appunto sollevare, diciamo, dalla pesantezza in fondo, no, del mondo. Volevo chiedere a Joe se questo elio alla fine è la lingua, se è l'umorismo, se sono le parole o se sono i dialoghi. Che cos'è l'elio che tira su la lettera, che tira su la pesantezza, diciamo, anche del raccontare qualche volta? You know, I wish I really thought about that stuff a lot, but I don't. I think that is just my personality, you know, and I've always tried to write from the subconscious. I don't plot, I don't plan the characters, I don't know the characters till they show up, you know, unless it's a character that's been in something before. I write, sometimes I'm in a mood to write darker, sometimes it's funnier. It's usually that mixture, and I think it's just that's the way I see life, or that's how I deal with life. And I really have never sort of felt kinship to those writers who think that everything they do is an act of martyrdom. You know, if I'm writing, oh my God, I'm rolling around the floor looking for the right word. Well, I want the right word, but I really don't want to roll on the floor. So for me, I'm trying to write the best I can with the experience I have and to make it as clear and as visual as I can with influences from literature, film, comics, life, what people say. So to me, it's really about not thinking about that. I write like everybody I know is dead. And what I mean by that is I don't write for anybody. I'm not trying to impress somebody or make somebody else happy. I'm trying to write as if I'm the only person in the world that's going to read this, because I might well be. And so I write it and do the best I can. And I don't want to think I got critics looking over my shoulder or editors or even my family. The family dog I pay a little attention to. He's a... Ma in realtà mi piacerebbe molto pensare a tutte queste cose, pianificarle, ma devo ammettere che non lo faccio proprio, anzi, parto in quarto, faccio una cosa completamente diversa. Scrivo in maniera quasi istintiva, con il mio subconscio che mi manda, che mi fa procedere, e non penso, non pianifico i miei personaggi a tavolino assolutamente, mi arrivano loro, a meno che siano stati creati per un'altra storia, e allora magari li vado a ripescare, quello sì. Quello che cerco di fare è di mescolare elementi divertenti, magari elementi più dark, più noir, appunto così, in una sorta di mix che funzioni, ma soprattutto che rifletta il modo in cui io vedo la vita, in cui io mi rapporto alla vita, perché proprio devo dire, io non ho mai capito quei miei colleghi che scrivono e che si ergono a martiri dicendo oddio, devo scrivere, che fatica, stramazzano al suolo, si rotolano dicendo non riesco a scrivere, ma no, ma dai, allora a me può capitare anche di rotolarmi per terra, ma non sicuramente dicendo Dio che cosa mi capita di fare, assolutamente no. Io quello che faccio è molto semplice alla fine, cioè mi metto lì, scrivo al meglio possibile, ovviamente cerco di essere molto chiaro quando scrivo, cerco di essere molto visivo quando scrivo, e prendo spunto da tutta una serie di fonti di ispirazione, che possono essere letteratura, film, fumetti ad esempio, oppure la vita reale, quindi i dialoghi delle persone attorno a me che sento durante la mia esistenza, ma soprattutto non mi piace riflettere troppo, non mi piace assolutamente pensare, anzi quando parto a scrivere quello che faccio è, mi dico, scrivi come se tutti gli altri fossero morti. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire scrivo come se non mi importasse assolutamente di far felici nessuno nel mio editore, nella mia famiglia, nei miei lettori, niente, come se io fossi l'unico lettore di quel libro, e potrebbe capitare che questo accada, effettivamente chi lo dice che non può accadere, cerco sicuramente di scrivere nel modo migliore possibile, quello sì, anche per me stesso, però veramente non penso assolutamente a niente, a nessuno quando scrivo, con un'eccezione, il mio cane, ogni tanto gli faccio pat pat sulla testa mentre scrivo. You can also be serious without being pretentious. You know, I always have people that are telling me how hard the life is as a writer.
I go, well, you know, I used to work in an aluminum chair factory. I dug ditches. I worked in, take this shovel, start digging that ditch, and tell me how much harder that is than what you're doing, or how much easier, you know. There you go. Anche perché diciamoci le cose come stanno in realtà, si può scrivere ed essere molto seri come scrittori senza cominciare a essere pretenziosi e oddio devo fare questo lavoro intellettuale così faticoso, santo cielo, cioè io di lavori ne ho fatti belli e faticosi, sono andata a lavorare a scavare buche, ho lavorato come bidello, ne ho fatte di tutti i colori, allora io quello che vorrei dire a queste persone è vai un po' a scavare un attimo una buca, poi torni e mi dici se questo lavoro intellettuale così ti ammazza così tanto, ecco. A questo punto vale la pena elencare alcuni dei mestieri che ha fatto Joe, magari ci aiutano anche a capire le sue varie forme, no? Come ha detto un suo amico Nicolò Ammaniti, lo ha definito un polpo, no? Che non si può afferrare perché scappa sempre da un'altra parte, no? Beh, lui ha fatto il raccoglitore di rose dicendo è molto faticoso. Non è poetico, non è soltanto romantico, ma è molto duro. È lo stesso scavare i tubi del gas, è lo stesso fare lo spazzino, è lo stesso fare il formaggiaio, è lo stesso fare l'operaio costruttore di case mobili. Tentare di fare i formaggi, attenzione. Tentare. Però deve essergli rimasta una vocazione, perché sotto l'abbiamo visto molto interessata ai formaggi piemontesi. Quindi evidentemente... E poi ho segnato ancora il portinaio e l'allevatore di muli e ovviamente il maestro di arti marziali. Più o meno. Some of that's right. Ci puoi raccontare? Ci ha quasi preso, quasi tutto giusto. Yeah. I didn't raise donkeys. No, effettivamente no. I plowed with mules. Effettivamente aravo con i muli, quello sì. Rose fields are not picking roses, they are planting roses and digging roses and what they call budding, where they take the wood and cut a little here and click them together. And it's, you can't imagine, because it'd be like vineyards. They go on and on. And you're going in your backs just like this, you know. And you look down the row and there's no end. It just goes on and on. And after an hour, you look down the row and you go, oh, there's still no end. Because there's acres and acres of these roses. But we did that. I worked in an aluminum chair factory when I was 17. I'd get out of high school and I could go work. It was supposed to be 7 hours, but we ended up working 8. So we were really violating the law. And then my first job was when I was 15. In the summers, I worked on garbage trucks and I'd load the garbage, you know. And when Karen and I got married, we did farm work. And... I did bouncing, you know, sometimes they'd hire me to bounce at clubs. I'm a little guy, but I'm feisty, you know. And so the other jobs, I was a janitor for years. I dug plumbing lines. I helped roof houses. You know, I did whatever I needed to do, and I wrote until I could make a living doing that. So, yeah. And it's mules, not donkeys. Okay, yeah. Assolutamente, yes. Ovviamente è vero, io gli ho detto asini, invece sono muli. Mules mio get errore. Attenzione, perché altrimenti i muli si potrebbero offendere, mi dice giustamente John Arsdale. Attenzione, perché in realtà le rose non le raccoglievo, quello non sarebbe stato così drammatico. In realtà le rose, cosa vuol dire lavorare in questi campi di rose appunto negli Stati Uniti? Vuol dire che devi piantarle le rose, poi devi aiutarle a crescere, poi devi fare gli innesti, diciamo, comunque lavorarci, attaccare quei pezzi di legno, sapete, così, che detto così può anche sembrare appunto romantico, ma in realtà voi immaginatevi queste distese, come in Italia possiamo avere le vigne, ecco, distese enormi, infinite di rose, e tu poveretto che stai chino sulla terra con il tuo semetto di rosa, la tua piantina di rosa, ti chini, la pianti, poi ti tiri su e lo sguardo va verso l'infinito e dici questa fila di rose non finisce mai.
mai, non ne vedi il termine. E poi finisci di fare quella fila lì, ti giri dall'altra parte e ancora una volta non vedi dove finisce dall'altra parte. Quindi diciamo che per acri e acri, come appunto dicono in America, ci sono solo rose da piantare e da sistemare, per cui non è affatto divertente tutto questo. Poi appunto a 17 anni lavoravo, a dire la verità, lavoravo anche come dire, violando forse un po' la legge, perché lavoravo per 8 ore anche più invece che 7, che sarebbe stato l'orario quello stabilito di rigore. Poi ho lavorato anche, facevo sapete gli uomini che vanno in giro sui camion della spazzatura a raccogliere la spazzatura. Poi quando mi sono sposato con Karen, appunto mia moglie, mi sono dedicato all'agricoltura. Poi per un certo periodo facevo il buttafuori, perché anche se sono piccolino sono bello impestato, e ho fatto anche il bidello, appunto mi sono occupato appunto di scavare per le tubature idrauliche, appunto, e mi sono anche occupato di rifare i tetti, insomma, e tutto questo lo facevo mentre scrivevo, perché ovviamente io ho sempre scritto, e poi a un certo punto, grazie al cielo, sono riuscito a mantenermi con quello che scrivevo. I was going to add something to that. I was going to say too is that my wife worked right along with me with a lot of those jobs, and we met 45 years ago, got married 45 years ago. We met a little bit before that, but she got me organized. And one winter, I didn't have any work. The rose fields were froze out, wet, and so she had a job loading lunch meat in a refrigerated car. And so she had to wear a snowsuit to take those in there. So she said, look, I've got this job. Why don't you take 3 months off and just write fiction? I'd already been selling nonfiction. And I said, okay. But she said, when I come home, you better have something done, you know. And she's pretty scary. So I went and did it. And every day she'd come, I didn't know you couldn't do it. So I wrote a short story a day for 90 days and sent them out everywhere. And they were just awful. But I learned how to write during that time, and I got 1,000 rejects, because back then there were a lot of magazines, so you could send one story to 10, 15, 20 magazines. And so over a period of about 4 years, I ended up getting about 1,000 rejects from all those stories, but then I began to sell. But I'd really believe that that was the turning point when she had me sit down, and I taught myself discipline and finally learned that I only have to work 3 hours a day. Any more than that is too much for me. And so I just show up and do it. I don't procrastinate. I don't wait on inspiration, because I believe that's me. And so I have to sit down and do it. Is that too much? No, it's okay. Don't worry. It's okay. E su questo punto vorrei aggiungere solo una piccola cosa, ovvero che mia moglie Karen, che appunto è qui con noi questa sera, mia moglie da 45 anni, ci siamo incontrati poco prima di sposarci effettivamente, e poverina, lei comunque era sempre a mio fianco durante tutte queste mille avventure, questi mille lavori che mi trovavo a fare. E un inverno, ahimè, io non sono riuscita a trovare lavoro, non c'era da lavorare nei campi di rose, non c'era niente che riuscissi a fare, santa la miseria, e quindi lei si è messa lei appunto ad occuparsi, con addosso una tuta da sci, diciamo, per capirsi, caricava i pasti dentro ad un furgone frigo, e mi ha detto: senti, facciamo una cosa, prenditi 3 mesi di 3 mesi sabbatici, diciamo così, stai a casa e dedicati solo alla scrittura. Io all'epoca avevo scritto già delle non fiction, appunto, e a questo punto lei mi ha detto: scrivi qualcosa che sia narrativa. Però, allora, io vado fuori a lavorare con la tuta da sci e tutto quello che è, ma quando torno la sera, e vi posso assicurare che quando mia moglie mi parla in questo modo fa paura, quando torno la sera voglio vedere che cosa hai fatto e voglio che tu abbia fatto qualcosa. Ed effettivamente, quindi, cosa è successo? Che per 90 giorni, ogni giorno, io scrivevo dei racconti che poi mandavo, ovviamente, sperando che venissero accettati, anche se erano assolutamente pessimi quei racconti che io scrivevo, erano agghiaccianti, infatti nessuno li avrebbe accettati, e molto spesso capitava così. Ho ricevuto circa un migliaio di no, venivano rifiutati. Io mandavo i miei racconti, lo stesso racconto, a 10-15 riviste diverse, ed erano sempre perennemente rimbalzati. Per 4 mesi sono andato avanti così, e per 4 mesi ho ottenuto una pila infinita, mille e mille rifiuti, per l'appunto. Ma attenzione, quello è stato veramente un momento determinante per me, il punto di svolta, perché mi ha permesso
permesso di apprendere quella che è l'autodisciplina e l'importanza appunto di mettermi lì ogni giorno e di dedicarmi alla scrittura senza interruzioni, senza distrazioni per 4 ore al giorno. Questo è come lavoro io, questo è il modo in cui io riesco a scrivere e questo è anche secondo me un modo giusto di fare le cose, perché ti metti lì, ti siedi, non stai a tanto a cincischiare, parti, vai e per 4 ore lavori e poi basta. E questo ti permette ovviamente di lavorare solo 4 ore al giorno, ma comunque sia di essere molto produttivo in quelle 4 ore. Le mogli fanno miracoli. È vero. Nei libri di Joe sono molto importanti i corpi. E lo abbiamo anche capito in questo suo racconto dei mestieri, che sono tutti mestieri che si fanno muovendo molto il corpo, e lui è anche, non a caso, un maestro di arti marziali. Non delude quest'ultimo romanzo da questo punto di vista. Ci sono molti corpi in azione, molta lotta. A un certo punto c'è un combattimento davvero durissimo tra Up e Leonard, che sono di fatto due fratelli, amici per la pelle, ma devono menarsi, picchiarsi a sangue tantissimo per salvarsi la vita. Ecco, vorrei chiedere a Joe quanto è importante il corpo nella sua letteratura. Well, you know, I've done martial arts for 55 years and I've been at it, and not just one kind of martial arts, all different kinds. I'm in the International Martial Arts Hall of Fame, United States Martial Arts Hall of Fame, Texas Hall of Fame, and that was for the fact that I spent all these years, and I came up with my own system based on all the things I studied, and called Shin Chuan, and I still teach it. And so it's very important to me. I've been in some real confrontations. I'm not proud of that, but when I was younger, I was quick to fight. I was against the Vietnam War, I was civil rights, so I had a lot of people not happy with me at different times in my life, and I was probably too quick to do so, but I learned a lot about what it's really like to be in a real one, you know. So I try to make that into the books as realistic as I can, keeping in mind that it's an entertainment. But so yeah, it's very important. I went to the doctor the other day. I was telling this, it was funny, and I kept saying, I'm exercising, I'm teaching still, I'm doing like, I got this stomach, I don't know what's wrong. They said, well, you have an abdominal hernia. Oh. So now I've got to get that fixed next month, and I've had it for several years, and I've been going, making it worse by not knowing what I had there. So, I mean, that's how dedicated I am to it, because it means a lot to me to do it, and it's important, and I've taught a lot of people in my life, and I don't have like I have a dojo, but I don't have a, what I call like McDonald's, the McDojo. We don't hand out belts and stuff like that. It's serious, and I've enjoyed doing it, and I've had some great students. Dunque, effettivamente sì, io le arti marziali per me sono veramente qualcosa di molto importante, le pratico da circa 55 anni e non soltanto un tipo di arte marziale, in realtà ne ho praticate diverse e effettivamente sono presente nella Hall of Fame internazionale delle arti marziali, sono americana, sono presente in quello del Texas e ho addirittura sviluppato, in base alle mie conoscenze, al mio, come dire, all'apprendimento delle varie arti marziali, quello che è il mio sistema, il Shen Chuan, okay? Che insegno ancora adesso, ad esempio, quindi è qualcosa che mi porto dietro e che continuo a fare. E, in realtà ho cominciato da giovane, perché non vado fiero di tutto quello, di quello che vi sto per dire, però effettivamente mi è capitato in passato di trovarmi a dovermi difendere in qualche rissa, a fare a botte con qualcuno, perché sono sempre stato, diciamo, mi sono messo in situazioni per cui, non so, protestavo contro la guerra del Vietnam, ho fatto tutta una serie di cose che mi portavano poi a trovarmi, ahimè, in queste situazioni, quindi a dovermi difendere. Però sicuramente una cosa importante derivata da tutto questo è stato che ho imparato molto su come funziona una scazzottata, una lotta nella vita reale, e questo mi ha permesso ovviamente poi di riportarla nei miei libri in maniera assolutamente credibile, in maniera assolutamente divertente, anche se vogliamo, no? Coinvolgente, interessante, anche se in realtà forse
a volte mi sono fatto un po' portare via dall'entusiasmo, nel senso che ad esempio la settimana scorsa sono stato dal medico e gli dicevo: senti, non è possibile, io faccio un sacco di sport, faccio appunto arti marziali, tutto così, com'è possibile che io abbia questa pancia tremenda, non capisco. E il dottore mi ha detto ma caro mio, tu hai un'ernia addominale, non è che altro, e tra l'altro facendo tutto lo sport che fai hai anche peggiorato la situazione, pensate un po'. Quindi insomma mi ritrovo a questo punto, in questa situazione, devo anche farmi operare a breve per questo, non lo sapevo, e quindi io più facevo e più peggioravo la situazione. Quindi sicuramente le arti marziali sono molto importanti per me, le insegno sicuramente, e poi qui c'è uno splendido gioco di parole che la gioia di ogni traduttore e interprete, immagino che possiate capirmi. Comunque effettivamente appunto quello che io insegno, diciamo, non è qualcosa a mo' di McDonald's che viene distribuito agli altri per farli felici, è piuttosto qualcosa che è di vero, però non è una sorta di McDojo che appunto si distribuisce come i McDonald's, c'è qualcosa di più dietro quello che faccio io, per capirci. Yeah. But finally they got me to stop for a while because that's the only thing that could stop me. Okay. E però comunque sì, mi hanno detto di smettere temporaneamente, devo prendermi una pausa, me l'hanno consigliato caldamente. Vabbè, l'importante è che non smetta di scrivere. A noi può anche star bene che lei smetta, che lui smetta di menare, ma non di scrivere. Questo non è permesso. Un altro tema forte di questi libri è sicuramente l'amicizia. Il legame tra le persone. Sicuramente l'amicizia tra i due protagonisti, ma anche l'empatia nei confronti di chi ha bisogno, di chi si trova in una situazione di debolezza. E io ora vorrei leggere un breve brano di questo libro che secondo me racconta bene l'amicizia e anche la profondità di quella che è solo leggerezza apparente, anche se lui dice che non lo fa apposta. Allora, Hep dice così: ed eccoci qui, al culmine di tutte le scelte e di tutti i nostri errori. Due uomini di mezza età, dalla pelle dura ma stanchi, almeno per quanto riguardava me. Leonard non era tipo da lamentele, non so se si accorgesse di quanto eravamo invecchiati. Io lo sentivo nelle ossa, nei giorni freddi come quello, e pensavo alle strade che non avevo preso ogni volta che mettevo la testa sul cuscino. Ma non era poi così male, c'era Brett, e ora anche Chance, e avevo accanto mio fratello Leonard. È il genere di cose che tanti vorrebbero ma non ottengono mai. Però, come dice Leonard, rendermi felice è un'impresa complicata. È così complicata questa impresa? No, not really, I'm pretty happy. No, dai, sono abbastanza contento. I mean, that's personally. You know, there's a lot of things that, you know, it does bother me that, and I'm not alone in this, that there seems to be far less empathy than there used to be for other people's problems and situations. There are also so many programs that's all about conflict, these so-called reality shows, which are not reality, they're scripted, they're loosely scripted. I'm in the Writers Guild of America. I know people sued to get paid. But the thing to me is there's just this whole idea of confrontation all the time. And you have Trump, he's like the first game show president. That's what he is, he's a game show. And I think people tune in every day to see what he's done that's idiotic. But it's dangerous, it's dangerous. Beh no, appunto, non è così difficile, direi assolutamente di no, però devo dire che c'è sicuramente un aspetto che mi dà molto fastidio, ovvero il fatto che mi sembra che ci sia sempre meno empatia nel nostro mondo rispetto soprattutto a quello che accadeva in passato, e che c'è sempre più questa violenza, insomma, che ci arriva anche da quelli che ormai sono così popolari e che conosciamo tutti, i famosi reality, i reality show, come si chiamano appunto originariamente, non solo reality, che in realtà di reality, di
realtà ne hanno veramente pochissima, perché quello che sembra viene presentato come realtà in realtà è tutto un copione che viene seguito alla lettera, e lo so perché io faccio parte dell'associazione degli sceneggiatori americani, che poi non vengono pagati, dobbiamo fare causa anche per essere pagati, pensate un po', se non so quindi di cosa sto parlando io, e so di cosa sto parlando, però effettivamente appunto di reality lì c'è veramente ben poco, e al contrario però è successa una cosa curiosa, se vogliamo, perché ad esempio abbiamo il primo presidente da game show negli Stati Uniti, perché abbiamo Trump appunto, e la gente ogni giorno si sintonizza sullo stesso canale per vedere che cosa idiota ha fatto il presidente degli Stati Uniti oggi. I got distracted. Those are cool boots. I like those boots. Mi ha distratto la signora con i suoi bellissimi stivali. Ha degli stivali veramente fichissimi, per tradurlo proprio letterale. They asked me a question a while ago, and I was looking at those boots. Those are cool boots. Oh, what was the question? Lui mi faceva la domanda. Io fissavo gli stivali e dicevo: ma che belli quegli stivali, però. They are. Vabbè, visto che Joe ci ha parlato di Donald Trump, volevo approfittarne perché è un argomento che mi sembra lo interessi particolarmente. Volevo chiedergli questo: a noi europei arriva soprattutto questa immagine un po' folcloristica, un po' bizzarra, anche se capiamo il grande pericolo che c'è dietro la forma di questa specie di clown pericoloso e potentissimo. Volevo capire da Joe, che arriva da lì, arriva dal Texas, realmente secondo lui che pericolo rappresenta per l'umanità questo personaggio improponibile ma purtroppo presente? I think he represents a lot of danger. On the other hand, I feel, you know, positive that it's not long term. And part of that is that we vote again. And in the midterms there's a lot of kids that are actually very aware, and especially about gun control. They're being murdered in schools. And the NRA runs the government because they give money to all the politicians. And these young kids are on the other end of the spectrum, and they're about to graduate, and they're about to be able to vote. And on top of that, what people don't understand a lot of times is only about 35% actually agree with him, but a lot of that 35% is in Congress. And so that's what we got to change, is that. And so I'm reasonably optimistic that that's exactly what's going to happen. Some of it in the midterms and then in the presidential. I also said he was going to win, and I was right about that, unfortunately. I realized early on that I thought, about 4 weeks out, rather, I thought he's going to win this. And so I'm hoping I'm correct now in saying that the tide is going to turn. Ask me when it gets closer to the time. Sicuramente rappresenta tutta una serie di pericoli, questo sì, questo è indubbio, però ci sono anche degli aspetti positivi, se vogliamo, almeno aspetti positivi secondo me, ovvero il fatto che non sarà lì a lungo termine, mettiamola così. Perché? Perché a breve noi andiamo a votare, perché ci sono le elezioni di medio termine, a metà mandato appunto del presidente, e quest'anno cosa succederà? Che voteranno appunto tutti quei ragazzini che sono ancora a scuola, e ahimè sono quelli che poi sono coinvolti nelle gravi sparatorie di cui sentiamo anche noi in Italia, dove muoiono tanti appunto studenti in America. E questi ragazzini cosa vogliono? Vogliono, chiedono a gran voce, come avrete sentito anche voi, maggiore controllo sulle armi, andando contro quella che invece è il volere dell'NRA, appunto dell'NRA, che è, diciamo, la lobby appunto delle armi americana, che dà invece molti soldi ai politici. I ragazzi cosa vogliono fare? Vogliono andare appunto a superare tutto questo discorso, e lo potranno fare quando finalmente avranno finito la scuola, si saranno diplomati, avranno l'età giusta per votare e potranno far sentire la loro voce. C'è anche un'altra cosa da ricordare, ovvero il fatto che in realtà non tutti sono d'accordo con lui, anzi stiamo parlando del 35%, questa è la percentuale, ma ahimè buona parte di questo 35% sono tutti nel
congresso, quindi questo è quello che deve cambiare, secondo me. Detto ciò, direi che sono ragionevolmente ottimista, sicuramente per quanto riguarda il medio termine e anche per le presidenziali, direi. Io effettivamente, non per dire, però io l'avevo previsto che sarebbe andata così, effettivamente nell'arco di 4 settimane, appunto poi dal voto, mi sono reso conto che sì, avrebbe vinto Trump, questo io l'avevo detto, e quindi però diciamo che sarò più preciso nelle mie previsioni se me lo chiedete tra un po', quindi quando siamo poi più sottodata rispetto alle nostre elezioni. Ma com'è stato possibile? Qualche volta ce lo chiediamo anche noi in Italia quando per caso ci sono delle elezioni da noi, ogni tanto succede insomma, però anche se è passato già un po' di tempo vorrei chiedere a John Lansdale come diavolo è stato possibile eleggere Trump. The Electoral College. Do you guys know what the Electoral College is in the U.S.? It's where certain smaller areas get more votes, because in the past it was very uneven and it didn't balance out with people's general views, actually to work towards a middle concession. However, now that's changed. And rural sometimes has far more votes than they really deserve, because rural and urban are all becoming gradually closer. So he won by 70,000 votes. He lost the popular vote by at least 3 million, maybe a little more, maybe quite a bit more, but by 3 million. Now, how much did the Russians have to do with it? I don't know, you know. I think they did, but I don't think that made the difference. What made the difference is those little cities, or big cities, in these little spots that were important to the Electoral College, he worked those. I remember, too, that he flew into those places right before the election and gave speeches, you know, very stump speeches, and told people the fantasy they wanted to hear. And he hit the right spots at the right time. So that's how he won. What's weird is like 35% of the population is all that supports him. That's too much. That's unbelievable. But that means the rest of them don't. It's a matter of getting people out to vote. It's a matter of people realizing that it's important to their lives that they change this. I mean, it's the scariest thing that's ever happened in my lifetime as far as presidential elections. When Bush starts looking good, you know it's bad. And Nixon's starting to look like a saint, yeah. Come è successo? Voi lo sapete cos'è il collegio elettorale negli Stati Uniti? Perché qui che sta il busillis, diciamo, nel senso che cosa succede? Che secondo un'impostazione ormai datata, in modo da dare un peso sufficiente anche a quei paesini, diciamo posticini più piccolini, a certi luoghi viene dato un maggiore peso per i voti dei cittadini rispetto ad altri, ed è qui appunto che Trump è riuscito a giocarsela molto bene. Perché? Perché è riuscito appunto a vincere in questi luoghi, anche se in realtà appunto la situazione ormai è completamente cambiata, per cui è un sistema che non sta neanche più tanto in piedi, perché le aree rurali rispetto a quelle urbane adesso sono completamente diverse rispetto a quello che era accadeva in passato. E quindi cosa è successo? Che lui ha vinto per una differenza di 70.000 voti, però in realtà se si guarda il voto popolare avrebbe vinto Hillary per con più di 3 milioni di voti in più. Quindi capite bene che poi uno ha un bel dire che ci sono entrati in gioco anche i russi, magari sì, io non sto dicendo che questo non sia avvenuto, però dubito che avrebbe fatto un'enorme differenza. E quindi appunto sono state proprio queste cittadine più piccoline con i loro collegi elettorali che hanno fatto oscillare l'ago della bilancia, e lui è stato molto bravo in questo senso, perché lui andava in loco con il suo aereo, atterrava, faceva i suoi bei discorsi e soprattutto raccontava alla gente il tipo di fantasie che loro volevano sentirsi dire, e mi rendo conto che se uno pensa al 35% dici mamma mia, una cifra comunque spropositata, enorme, però cosa vuol dire? Vuol dire anche che tutti gli altri non hanno assolutamente votato per lui, e questo è molto rassicurante se vogliamo, ed è importante che questo venga detto e ripetuto ad nauseam, perché è l'unico modo per cui si può stimolare la gente ad alzarsi ed andare a votare, a cambiare la situazione in cui ci si trova oggi.
Sicuramente devo dire che è stata l'esperienza più traumatica, diciamo più spaventosa che io abbia mai vissuto nella mia esistenza riguardo appunto un'elezione presidenziale, e diciamo che capisci che sei messo abbastanza male quando Bush ti sembra che però non fosse poi così male, addirittura Nixon sembra un santo. Beh, forse John lo sa, ma sta succedendo la stessa cosa anche da noi. C'erano dei personaggi che ci sembravano improponibili 40 o 50 anni fa, adesso sarebbero degli statisti meravigliosi. Yeah. Tutto mondo e paese, si dice. People are scared. That's what it is, it's fear. It's fear of change. It's also, strangely enough, it's technology, both the fear of it and the love of it simultaneously, is that when you've got people that are, maybe they're struggling to make enough to pay for the bills and to feed their family, and somebody comes along and tells you, you know, it's a chicken in every pot, and they're willing to believe it because they're desperate. And so they make those choices. And a lot of these people I know who voted for Trump are really good people, nice people. And if you get them on a one-to-one basis, it's very different. But if you get them in a collective viewpoint, it's always them that are causing the problem. The you know, the immigrants, if it weren't for the immigrants, you know, they do the thing like you have an immigrant that comes, gets drunk, runs over somebody and kills them. Well, that person's a criminal. I agree. But that doesn't mean everybody that's an immigrant is running over people, because if somebody that's white runs over somebody, they don't suddenly say, oh, it's all those white people there. They shouldn't be driving. Look what they do. So to me, it's kind of a stupid viewpoint, because it's always still an individual basis. There's a difference in having, you know, border laws and having these insane laws to try to deport people that were, you know, lived in the United States ever since they were babies. They don't know anything about Mexico or Honduras or wherever you're sending them back to. They don't, that's not their culture. So there's a better way to make this work, but there's also, with the generation and many of the Republicans that Trump represents, and he doesn't even represent them actually, there's this whole terrible fear of being thought as weak, and they mistake empathy for weakness, and it's not. And that's a big part of it. That's a larger part than anybody to expect. Liberal has become to mean weak instead of somebody with a heart. Tutto questo perché la gente si spaventa, ha paura, perché è proprio la paura quello che fa la differenza. La paura che è anche paura del cambiamento, ed è una paura che è anche dettata dalle tecnologie alla fine, perché c'è questo grande amore da un lato per la tecnologia, ma c'è anche questa grande paura nei confronti delle tecnologie, perché alla fine ci si trova magari in situazioni, anche qui forse sarà la stessa cosa, ci sono tante persone che si trovano a vivere in grosse difficoltà, anche economiche, non riescono più ad arrivare a fine mese, a mantenere i propri figli, a mettere il cibo sul tavolo, e quindi quando arriva qualcuno che dice ti ho portato la soluzione a tutti i tuoi problemi, veramente la panacea a tutti i tuoi problemi, guarda, basta che ci credi e vedrai che tutto si risolverà magicamente con un tocco di bacchetta magica, beh, sei talmente disperato a un certo punto che ci vuoi credere a questa cosa. Ed è questo che succede, perché io conosco diverse persone che hanno votato per Trump ed effettivamente sono delle persone normalissime, anche gradevoli, simpatiche, e se ci parli Devisu sono assolutamente tranquille, però attenzione, perché nel momento in cui invece fanno parte di questa collettività diventano parte appunto di un corpus di persone che hanno la tendenza a dire è colpa loro, è colpa di quelli là, è colpa di chi, ad esempio degli immigrati, cioè tendono a dire, non so, un immigrato magari si sbronza la sera, prende una macchina, guida a sbronzo e ammazza qualcuno, e questa persona come è vista? Come un criminale, e io sono d'accordo che sia un criminale quella persona, ma poi è un attimo per queste persone dire invece tutti gli immigrati sono esattamente così, sono tutti dei criminali.
pochino più difficile è che dicano la stessa cosa se quello che ammazza qualcuno in macchina perché ubriaco la sera è un bianco, non è che all'improvviso tutti i bianchi sono il male e quindi devono essere cacciati. È un punto di vista assolutamente stupido, se posso permettermi, e che non tiene in considerazione quello che è appunto invece la dimensione individuale che invece bisognerebbe tirare fuori ed evidenziare. Perché c'è una bella differenza tra avere delle leggi che regolino l'accesso ai confini nazionali e avere delle leggi assolutamente folli che ti fanno deportare persone che sono nate negli Stati Uniti, hanno vissuto tutta la loro vita negli Stati Uniti, in Messico non ci sono stati neanche in vacanza magari o nelle Honduras e quindi ci sono modi migliori per affrontare la situazione che sicuramente può essere affrontata ma anche in modi appunto diversi. E poi c'è anche un altro aspetto, perché c'è anche una questione che riguarda i repubblicani, perché ci sono tanti repubblicani appunto che sostengono diciamo Trump, che sono dalla parte di Trump e che hanno una priorità e una sola, ovvero non sembrare deboli. Non sembrare deboli, che però talvolta viene confuso con: se non voglio essere debole, se non voglio apparire debole, non devo mostrare alcuna empatia. Ecco, questo non è vero, non funziona così, ma se sei un liberal, ahimè, ti viene attaccata appunto questa etichetta di debole, quando in realtà c'è una bella differenza, secondo me, tra essere debole e avere un cuore. Fear makes us do stupid things. In sostanza, cosa è la questione? Che la paura ci fa fare cose stupide. Ma io credo che questo sia anche uno dei temi di questo libro, alla fine, perché si vedono persone ai margini, abbandonate in una periferia dove non ci sono solo i delinquenti, ma c'è la corruzione di chi dovrebbe difendere la legge e invece la infrange più dei cosiddetti criminali, no? Più dei cosiddetti fuorilegge. E questo provoca uno spiazzamento in chi legge, perché allora se non ti puoi nemmeno fidare di chi dovrebbe difenderti, a chi devi chiedere aiuto? E vorrei chiedere a Joe, è una finzione narrativa o ha la sensazione che nella realtà, nella nostra società, si faccia fatica a capire chi ci deve aiutare e soprattutto chi deve aiutare i più deboli? There's always been corruption and there will always be corruption, but in the book and in life, it's not one group that's all bad and all good. I don't like that mustache twirling sort of villainy. If you read the book, you find that there are very good cops and you find there are very bad cops. You find that there are very bad everyday folks and you find there are very good everyday folks. You find that black people in the projects are a mixture of good people, bad people. I mean, there's just like everywhere else. Instead of trying to define people by color as very good or very bad, they're just people. And so I try to make that part of it. And so for me, that complexity is what's interesting to me. And I certainly do believe that we're seeing a lot of police corruption, but my belief is that there's always been that, and that now we see a lot more of it because people have phones all the time and they're taking pictures. But at the same time, we have a lot of really good police officers, and I like being able to lay my head down at night knowing they're out there working. And I have people that I know who do that job, and they do it as well as they can. Our niece retired from the police department, and she was a homicide detective, and one of the best. Diciamo che la corruzione c'è sempre stata e ci sarà sempre, secondo me, nel libro come nella vita, tuttavia cerco sempre di esitare molto quando si tratta di tagliare un po' le cose con l'accetta, nel senso tutto nero, tutto bianco, questo non mi piace tanto, quindi i cattivi non è che sono sempre incasellati in un certo modo, ecco. Chi leggerà il libro, chi ha già letto il libro avrà visto che appunto in questo libro ci sono dei poliziotti buoni e dei poliziotti cattivi.
ci sono delle persone normali, comuni, che sono delle brave persone, poi ci sono delle persone che sono meno brave, e poi ci sono ad esempio i neri, appunto, che vivono in questi sobborghi, anche lì ci sono neri che vivono in situazioni svantaggiate, ma anche lì ci sono i buoni e ci sono i meno buoni, diciamo così. Quindi non mi piace definire le persone in base ad esempio al colore della pelle, mi piace semplicemente pensare che sono tante persone diverse, ed è proprio qui che sta il mio interesse, nella grande complessità, appunto, delle persone. E quindi secondo me ci sarà sempre, ahimè, la corruzione nella polizia, questo sì, adesso la notiamo di più, forse anche grazie alla tecnologia, al fatto che abbiamo i telefonini, possiamo fare un video, scattare una foto, e quindi si può documentare molto di più tutto questo. Detto ciò, ci sono anche tanti bravi poliziotti là fuori che fanno il loro lavoro, che ci difendono, e devo dire che mi fa molto piacere andare a dormire la sera, appoggiare la testa sul cuscino e non avere tanti pensieri, sapendo che c'è qualcuno che pensa a proteggermi. E effettivamente io conosco diversi poliziotti che sono bravissimi, brave persone, bravissimi poliziotti, e anche nostra nipote ad esempio ha appena lasciato la polizia, però effettivamente era un investigatore, scusate l'inglesismo in questo caso, e appunto ed era una bravissima poliziotta ed era una bravissima professionista. Chi conosce i libri di Joe sa quanto sia importante il dialogo, gli scambi proprio tra virgolette tra i personaggi, il ritmo incalzante di questi dialoghi, l'estrema ironia, l'umorismo, la crudezza nel dire le cose senza girare troppo al largo, però anche le sfumature. Mi interessava molto capire quanto conta l'orecchio, l'ascolto delle parole della gente vera, per tradurre tutto questo nelle parole dei suoi personaggi. Davvero questi dialoghi sono molto, molto vivi, molto vivaci. Come fa? Well, the great thing about writing dialogue is that you can spend time to make them wittier than we are, you know. But a lot of that is just borrowed from people I'm around all the time. They can be crass one moment and poetic the next, and I love that. I think it's very interesting. And they can be crassly poetic, you know. So it's, to me, it's important to set a tone, and the dialogue really reveals to you things about the character without having to give a lot of internalization. And I like doing that. I like presenting who they are through their actions and what they say, more than what we, you know, get inside them, because that you find out what's inside them through those actions and dialogue. So it's very important. Beh, diciamo che i dialoghi a me piacciono molto perché ti danno la possibilità di far parlare le persone in maniera più intelligente di quanto non faccia tu stesso, mettiamola così, per cui magari dicono una cosa che può essere estremamente terra terra, anche magari un po' sgradevole, e poi subito dopo dicono qualcosa di estremamente poetico, e poi magari invece dicono qualcosa di poetico ma lo dicono in maniera estremamente sgradevole. Insomma, questo è molto importante per me, perché mi permette di creare quello che è il tono, appunto, con cui si esprime il personaggio, che è poi il veicolo attraverso il quale noi capiamo che tipo di personaggio è quello con cui abbiamo a che fare, perché effettivamente il dialogo ci rivela tantissimo attraverso questa sorta di internalizzazione della personalità del personaggio. A me non piace mai stare lì a dilungarmi in grandi descrizioni, mi piace che il mio personaggio venga rivelato, ti diventi familiare attraverso le azioni che compie e le cose che dice. Quindi sicuramente i dialoghi e le azioni sono quelle che ti permettono di inquadrare molto bene i miei personaggi. Language in East Texas ranges from being a weapon to a joke. An example is, I had a friend I knew, and I wasn't actually there when this happened, but another friend told me a guy pulled a knife on this friend of mine, Jesse, and Jesse looked at the knife and he said, "Well, you should have bought yourself a peppermint stick. They're a hell of a lot easier to eat." So all those kind of guys are who I grew up around, and they were witty all the time and quick. So part of it comes from that, and the rest of it comes from me just being able to, you know, work it out. Okay.
E poi effettivamente devo dire che da dove vengo io, appunto dal Texas orientale, il linguaggio spazia dall'arma, per capirci, alla battuta. Che cosa voglio dire in questo senso? Beh, vi farò un esempio. Non l'ho sentito io di prima mano, me l'ha raccontato un mio amico questa storia, il mio amico Jesse, appunto, mi ha raccontato di questo suo amico appunto, che è stato attaccato con un coltello, e lui, anziché farsi prendere dal panico, ha reagito dicendo all'assalitore: ma se volevi mangiarti qualcosa, facevi meglio a comprarti una bistecca con del pepe anziché venire a tagliuzzare me, no? Era molto più comodo per te. Questo è appunto un modo di parlare che hanno i texani, che è, soprattutto i texani del Texas orientale, che appunto è molto particolare e che quindi, come dire, è pieno di battute, che ti fa rispondere in maniera molto arguta, molto rapidamente. Quindi un po' viene dal fatto che ce l'abbiamo proprio nella cultura, nel sangue, e un po' dal fatto che ci metto anche del mio, diciamo. And then Jesse made him eat it almost. Not quite. E poi Jesse voleva che mangiassi quella famosa bistecca, ma adesso non scendiamo nei dettagli. Infatti l'idea che dà Joe non è quella di uno scrittore che vive in compagnia della propria arte, della propria ispirazione, chiuso nella sua stanza con bellissimi libri e molta fantasia. L'idea che dà lui è quella che poi ha raccontato anche questa sera, non solo attraverso i suoi molti mestieri, ma di essere uno scrittore che è dentro la vita di tutti i giorni, nell'ascolto dei dialoghi, nell'osservazione delle persone, per esempio degli stivali della signorina in prima fila, l'attenzione ai dettagli, ai particolari. È lì che si nutre, credo, la letteratura, no? Quando lui dice: scrivi di quello che conosci, soltanto di quello, forse vuole dirci questo. Oh, I don't know. I guess that's true, but I really do have a lot of books. Most of them are old because I read them. I don't just put them on the shelf, I read them. But I think that's true. I'm a blue-collar writer, you know? I mean, if that makes any sense, because writing by its nature is not considered blue-collar. But what I mean is that those are my people that I grew up with, and not all of them are alike. You can't put them in a box, you know? And I think that's part of what happened in the election is Hillary, you know, she liked those people to vote for her, but she never really wanted to get down with them. And I think they felt that, and I think that had a lot to do with it. Where Joe Biden, for example, he's one of them, and yet he's got his own viewpoint. So yeah, I believe that's true. Yeah, but I do have a lot of books. Ma non saprei, francamente, anche perché soprattutto mi trovo un po' in imbarazzo, considerato che io ho tantissimi libri. Quando scrivo sono circondato di libri, anzi sono anche un po' vecchiotti, se vogliamo, perché non sono libri messi lì a bella posta, sono proprio libri che io mi sono letto e riletto. Sono un colletto blu, diciamo, uno scrittore che è molto vicino alle persone di cui scrive, perché sono le mie persone, sono le persone con cui io sono cresciuto, con cui io vivo. E penso che questo mi riporti un po' anche al discorso dell'elezione, quindi a Hillary, al fatto che probabilmente quello che lei ha fatto è stato parlare alle persone, a queste persone, le mie persone, ma senza mai prendersi la briga di scendere in mezzo a loro, che è poi stato in un certo senso anche un po' quello che ha fatto Biden, cioè lui comunque aveva certe caratteristiche che lo rendevano più vicino a loro, però anche lui aveva poi dei punti di vista un po' diversi. Detto ciò, ho veramente tanti libri a casa, tantissimi. You know, one thing I was going to say too, writing is a real job, but man, it's a great life. And so when people tell you it isn't, and they want to whine and moan about how they're suffering, they would suffer if they were plumbers. That's just who they are, you know. E tra l'altro permettetemi di dire che scrivere alla fine della fiera è veramente un lavoro bellissimo, è un lavoro, ma è veramente una vita fantastica, per cui quegli scrittori appunto che sono lì, che si lagnano: oddio, faccio lo scrittore, fagli fare un po' l'idraulico, allora magari lì avrebbero di che lamentarsi. La vita dello scrittore è fantastica. Adesso però io ho una curiosità, immaginando la sua casa piena di libri, cioè facciamo finta che noi si sia venuti a casa sua e che adesso si sia dentro la casa di Joe, dentro la stanza piena di libri. E io vorrei chiedergli: dammene due o tre che devo assolutamente portarmi a casa per leggere prima della fine dell'anno, prima della fine del mese. Che cosa ci dà da leggere, Joe?
To Kill a Mockingbird, Harper Lee. Yeah. Fahrenheit 451, Ray Bradbury. The Collected Works of Flannery O'Connor. Mm-hmm. Ballad of the Sad Cafe by Carson McCullough. Larry Brown's Joe, who people don't know here. Harry Cruz, Feast of Snakes. I could go on and on. Allora, Il buio oltre la siepe di Harper Lee, Fahrenheit 451 appunto di Bradbury, Flannery O'Connor, Carson McCullough, Larry Brown, che qui non conoscete tanto, saputo, ahimè, poi Feast of the Snake di Harry Cruz, è tutta un'altra serie che per mia fortuna non ha elencato. Un'altra cosa del libro, dei suoi libri, sono le atmosfere, i luoghi. In questo libro in particolare, a un certo punto troviamo una segheria abbandonata con insomma dell'acqua intorno, dove affiorano i cuccioli arrugginiti che danno il titolo al libro, e in questa segheria abbandonata si organizzano degli incontri clandestini di pugilato sotto l'occhio complice appunto della polizia corrotta. Ecco, capite che tutti questi spunti danno già l'idea di un luogo di grande fascino, anche un po' cupo, un po' sinistro, buio, con queste luci che si accendono a un certo punto per mostrare quello che accade in un posto proibito. Volevo chiedere a Joe quanto sono importanti i luoghi e le atmosfere. Abbiamo parlato prima dei dialoghi, no? Che poi alla fine è anche un po' la scenografia della sua narrazione. Well, it's very important, and you know the thing that's most important, I think, for a writer that I enjoy is having a voice. When you read them, it doesn't sound like somebody else. You read them, no matter what they're writing, you don't mistake them for someone else. You know, you didn't mistake Hemingway for Faulkner, and you didn't mistake Faulkner for Hemingway. There's a voice that they have and a rhythm to their speech, and through that you can bring the atmosphere of all of this, you know, that you're talking about, is bring the, you can make it more real if you have a voice that's clear, or that it's cinematic, or that it's sharp. So to me, that's the important part, because without the voice, none of it works. The atmosphere, the dialogue, what have you. È assolutamente molto importante la presenza appunto di queste atmosfere, ma è soprattutto secondo me molto importante per uno scrittore possedere una voce ed esprimersi utilizzando poi quella voce. E che cosa intendo io per voce? Intendo il modo che hanno di scrivere i singoli scrittori, così che quando leggi Hemingway non ti confondi, non ti puoi confondere che sia Faulkner, e quando leggi Faulkner non ti puoi confondere che sia Hemingway, perché ognuno parla con la sua voce. Ed è una voce che si esprime ad esempio attraverso un ritmo diverso, ed è una voce che tu puoi modulare, puoi fare tua come scrittore, quindi renderla più realistica, ad esempio più cinematografica, se vogliamo renderla più chiara, meno chiara. Ecco, tutto questo sicuramente contribuisce a creare queste atmosfere, ma diciamo che se tu come scrittore non ce l'hai, non riesci a esprimerla quella voce, non importa se hai dei bei dialoghi o delle belle atmosfere, comunque il libro non funziona, secondo me. If you want to write, learn from other writers, but write like you, not someone else. E se vuoi fare lo scrittore, impara dagli altri, ma scrivi come te stesso, non copiare quello che fanno gli altri. Happ e Leonard hanno dato origine a una serie televisiva di grande successo in America. E forse Joe lo sa, insomma, anche noi in Italia siamo molto appassionati alle serie televisive, ci siamo quasi ammalati di questa serialità televisiva, e qualcuno sostiene che questa passione possa essere un pericolo per la lettura, perché normalmente la durata di una puntata, di una serie TV, potrebbe essere il tempo che si può dedicare la sera a leggere un libro prima di avere sonno e di crollare sul cuscino, no? Però mi interessa molto il parere di Joe, perché lui è uno sceneggiatore ed è anche uno scrittore. Sono davvero in lotta sul ring le serie TV e la letteratura, o non è semplicemente un modo diverso di raccontare una storia
a tutti noi che la sera vogliamo che qualcuno ci racconti una storia, che ce lo racconti il televisore, che ce lo racconti nostra nonna quando siamo bambini a letto, che ce lo racconti uno scrittore, dentro pagine che non riusciamo a chiudere, che non riusciamo mai a finire. I think that they, I mean, I like films, I like certain television series, and I read all the time. So you can do all of it. But I do think it's a competitor for some people. The casual reader, I think, frequently drops off reading and becomes just a television watcher. But those of us who really love books, and to tell you the truth, there never has been a large number, not fanatic readers. We still read. Now, I have the opportunity to read more because of my profession. I have more time off. But even when I was working full-time jobs, and sometimes for long hours, I managed still to read and to write. So it has a lot to do with what you want to do. You know, you get to make these decisions. But TV and movies are other ways of telling stories. And TV has become very novelistic in times because it can spend more time developing characters. It can spend more time building the background of wherever this, you know, story takes place. So you can get involved with them more deeply than you used to when it was a half an hour or an hour and everything was pretty much the same pattern every week. But that said, there are things that a book can do that films and TV will never do. Because when I look at my Happ and Leonard series, which I like a lot, those aren't my Happ and Leonard in my head, and they never will be, as much as I love those guys. They're great. And as much as I've been able to be involved in the series and all, it's still always going to be different because you have so many people interpreting that. And even if it's an original script or an original story, that still comes from the written word. That's how it got there. Somebody had to write that script. Somebody had to say, hey, this is what you say next. This is what happens next. So there's, you know, there's always going to be that connection, but there's always going to be that difference because every one of us can sit down and we're watching the exact same show, but when we read a book, we have to create 50% of it, which is why a lot of people quit reading because it's too much work compared to just watching the boob tube, as we used to call it. So if you're creating this stuff, though, it is so much deeper and has such greater meaning. It's not a matter of competition, really. I'm just saying that there are different mediums that manage to do different things. Io devo dire che amo tanto i film quanto le serie televisive, che leggere riesco a fare tutte e tre le cose. Quindi non direi che con me, diciamo, sono in concorrenza uno con l'altro. Può succedere sicuramente che entrino in concorrenza e che i libri abbiano la peggio laddove il lettore è un lettore casuale, diciamo, non è un fanatico della lettura, anche se ci pensiamo bene non è che ci siano mai state orde di persone che leggevano, cioè diciamo, comunque i numeri sono sempre stati quelli che sono. Però sicuramente io devo dire ho sempre letto, anche quando lavoravo 10 ore al giorno ho sempre trovato il tempo di leggere, per cui dipende un po' da quello che vuoi fare, se vuoi riesci a leggere comunque sia. La televisione e il cinema sicuramente raccontano delle storie, questo sì, questo è vero, però devo dire che in particolare ad esempio nella televisione c'è un approccio più romanzato forse, nel senso che c'è un'attinenza veramente sempre più stretta tra quella che è la dimensione televisiva della serie televisiva ad esempio e quello che è invece la scrittura o la lettura, perché magari certo adesso ad esempio guardiamo una serie televisiva e possiamo scoprire di più di un personaggio, possiamo scoprire di più della storia andando a vedere cosa era successo prima. Cosa vuol dire? Che c'è qualcuno che l'ha scritta quella roba lì, c'è qualcuno che aveva chiaro che tipo di personaggio fosse, riusciamo a scandagliare di più appunto queste figure, si riesce ad arrivare in maniera un po' più profonda a capire quali sono appunto che tipo di storia, appunto con che tipo di storia stiamo interagendo. Forse diciamo che il pattern è un po' sempre lo stesso, sicuramente però lasciatemi dire anche questo, un libro può fare cose che altre che appunto le serie televisive o il cinema non possono fare, l'ho visto io di prima mano con appunto la mia serie di Happ e Leonard, perché appunto benché io sia stato coinvolto anche nella serie televisiva e mi piaccia tantissimo, badate, mi piace sia la serie dei libri che la serie televisiva, veramente mi piace moltissimo, ma c'è una grossa differenza tra una serie televisiva
è un libro, perché magari riesci anche a scrivere una sceneggiatura originale, particolare, tutto quello che vuoi, ma cosa vuol dire? Che qualcuno si è messo lì e ha scritto, adesso succede questo, adesso questo personaggio dice quello, quindi comunque si parte sempre dalla scrittura, e quindi c'è sicuramente questo collegamento tra queste due dimensioni, ma c'è anche una notevole differenza. E poi secondo me comunque ce n'è un'altra di differenza, ovvero il fatto che in televisione siamo tutti seduti davanti allo stesso schermo, diciamo più o meno, e guardiamo tutti la stessa cosa, ma coi libri no, coi libri il 50% di quello che accade siamo noi che dobbiamo crearlo, ed è per quello che molta gente non lo vuole fare, perché è troppo lavoro anziché stare lì e sedersi davanti alla televisione la sera, ed è un processo creativo che va a scavare anche dentro tutti noi, e quindi direi che semplicemente non sono in competizione, secondo me sono semplicemente diversi. Vorrei proprio chiudere con quello che Joe Lansdale immagina nel futuro dei libri, come scrittore ma anche come lettore, no? Qualche volta in questi tempi si viene presi anche un po' dal pessimismo, pensando che la lettura e la scrittura nel tempo possano diventare quasi operazioni di nicchia, minoritarie, che richiedono tempo e fatica e pazienza, e noi siamo sempre di fretta, abbiamo sempre meno tempo e vogliamo che tutto ci sia già servito quasi senza sforzo, però forse questa è una visione pessimistica e non realistica. Davvero, che succederà ai nostri libri? Alla carta lo vediamo, sta succedendo qualcosa di strano, la carta dei giornali quasi sta sparendo, quella dei libri resiste, ma diventa anche alle volte, finisce negli reader, quindi è una lettura elettronica di un testo che comunque ha scritto. Lo scrittore John Lansdale e il lettore John Lansdale cosa vedono nel futuro dei libri e della lettura? Well, I prefer the book in my hand, but if you're reading it on a screen, you're still reading a book. And so that's not a bad thing. But I can't speak for here, but in the U.S., e-books have fallen off dramatically, and nobody knows why. I think it's down like 30%, and some people as much as 40%, but nobody knows why that happened. Just all of a sudden, it dropped off, but hardbacks went up. Makes no sense in some ways, but that's what's happening. And as for the future of books, I mean, I think books are going to exist, but I think part of what the problem is I think we're overlooking what the real problem is that books way back in the 1800s were a luxury item. And then people started making more, less expensive books, you know, the penny dreadfuls, the dime novels, and things like that. But in the 50s, we had what was called the paperback boom, and they were very affordable. Anybody could pretty much buy a book, put it in their back pocket, you know, go on. Then in the 80s, we started trying to be like rock stars with books, and books became so expensive that once again, and it's been moving that way, they've become a luxury item. They're no longer where you go in and buy bread, milk, and with the change you buy a book. And now you buy the book and you haven't got enough change for the bread and the milk. So that's what's changed, is that everybody is trying to be Hollywood, and books were never really meant to do that. I don't think that they were always something that was steady in sales, but it didn't make tons of money. And everybody, of course, wants to make tons of money. And it costs more to produce a book now because you've got to pay the writer more, thank goodness. And but on the other hand, we as writers can become greedy too. But it's because we don't trust publishers sometimes, you know. It got in the 80s in the United States, it was you had to sue people to get your royalties sometimes. And so people said, okay, I'll get a bigger advance. That way I'll be safe. But, you know, those kind of changes, I think, from changing it from a item that anybody can afford to an item that fewer people can afford, because if you have to put food on the table and feed your family, you have to make that choice, not the book. As far as the future goes, man, I don't know. I'm no seer. I haven't got any answers. I think there will always be reading. I think eventually we'll just be plugging those babies right in here, you know, like a Philip K. Dick novel. Mm-hmm.
Ma io devo dire che preferisco sempre ancora il libro cartaceo, però comunque sia, se uno legge, seppure su uno schermo, sta leggendo ed è già qualcosa, secondo me. Anche se devo dire, non so qui in Italia, ma negli Stati Uniti, ad esempio, c'è stato veramente un crollo assolutamente verticale delle vendite, nessuno sa spiegarsi perché, ma c'è stato un crollo delle vendite degli ebook dal 30 al 40%, mi verrebbe da dire. Però guardate un po' stranamente, invece i libri in hardcover, appunto, sono assolutamente in crescita, le vendite appunto sono assolutamente in crescita. Io non so dire cosa accadrà nel futuro dei libri, ma posso dire che, diciamo, che se guardiamo quello che è successo in passato, forse possiamo capire meglio dove stiamo andando. Perché? Perché inizialmente i libri, appunto, nel 1800 erano oggetti di lusso, diciamo, esclusivi solo per pochi. Poi invece lentamente hanno cominciato a prendere piede le famose dime novels, piuttosto che, insomma, i libri per tutti, e quindi siamo arrivati ad esempio alle esplosioni dei tascabili degli anni 50, per poi arrivare agli anni 80, dove c'è stata la vera apoteosi delle rockstar della letteratura, mettiamole così, che hanno riportato il libro ad essere un oggetto di totale lusso. E quindi, stranamente, diciamo che prima andavi a comprare pane, latte, libro ed era più o meno tutto lo stesso prezzo, adesso se vuoi mangiare il pane e il latte, il libro te lo puoi bellamente scordare. Quindi capite bene che la situazione è cambiata. Abbiamo forse sbagliato con i libri a pensare di farli diventare una sorta di Hollywood, perché i libri non sono mai stati questa hollywoodiani, diciamo. Hanno sempre avuto una dimensione ben precisa, sicuramente, ma non hanno mai venduto tonnellate di copie ovunque. E questo cosa vuol dire? Che non hanno mai fatto guadagnare tonnellate di soldi a nessuno. E invece, ahimè, la gente vuole guadagnarci un sacco di soldi con i libri. Però cosa succede? Che aumentano i costi. Se vuoi fare un libro ancora più bello, ancora di più, il libro deve costare di più, e poi magari devi pagarlo di più lo scrittore. Io sono d'accordo, tra l'altro, pagare di più gli scrittori, però effettivamente, a parte gli scherzi, cosa succedeva? Che magari tu, come scrittore, non venivi pagato, avevi problemi a farti pagare le royalty dal tuo editore. Quindi cosa facevi? Chiedevi un anticipo più congruo, e questo faceva ovviamente aumentare i costi del libro vero e proprio. Quindi devo dire che siamo passati dal libro per tutti al libro soltanto per pochissimi. Alla fine, se ci pensiamo, se uno deve scegliere tra mangiare o leggersi un libro, beh, effettivamente forse è meglio mettere appunto il famoso pane e il famoso latte sulla tavola. Per quanto riguarda invece il futuro, ahimè, io non sono un chiaroveggente, non so, però sicuramente mi piace pensare che i libri ci saranno, anche se magari qualche diavoleria alla Philip Dick della nostra testa, per continuare a pensare, a immaginare le cose, ma chissà, non escludo. Bene, allora io direi intanto di ringraziare Joe e di questa serata. Thank you. Grazie. Noi siamo una piccola parte stasera del suo grande pubblico italiano. Joe sa quanto è amato qui in Italia, sa che noi italiani continueremo a mangiare i suoi libri. Insieme al pane, insieme al latte, metteremo i denti nei libri di Joe. E siccome i libri di Joe sono libri di carta qui stasera, e siccome non è possibile firmare un ebook, ma un libro di carta è possibile invece firmarlo, Joe vi aspetterà di là. Se avete un ebook lo firmerà con un coltello, ma altrimenti lo firmerà con la penna e vi aspetta di là. Grazie a tutti.